Buongiorno cari amici teslari. Allora, ieri sera mi è arrivato l'aggiornamento dell'FSD versione 10.4. Andiamo a vedere le release notes, cosa dicono. Giriamoci, ecco qua. Vediamo un po' se riesco a farvelo vedere. Ecco qua. Allora, qui potete fermare il video se volete leggervele con calma. Comunque, ecco, è andato fuori fuoco, perfetto. Ok, allora per riassumere brevemente dovrebbero aver migliorato fondamentalmente tutta la visualizzazione di pedoni, ciclisti, motociclisti, eccetera. Dovrebbero aver migliorato la velocità di ingresso in strade a scorrimento veloce, anche l'attraversamento di strade a scorrimento veloce, quindi una maggiore accelerazione fondamentalmente, un po' più di decisione in ingresso e anche il recupero da decisioni sbagliate che prende l'FSD, quindi per esempio prende una corsia in maniera errata e corregge subito. Nel video ci sono degli spezzoni che abbiamo già fatto con le versioni precedenti e metto in alto a destra il riferimento al video precedente, già alla situazione di riferimento, così se volete vedere come aveva fatto prima potete cliccare e confrontare l'aggiornamento. Vi lascio il video, fatemi sapere cosa ne pensate in attesa di nuovi aggiornamenti. A presto! Prima guida con la 10.4, vediamo come va. Questo stop è sempre un po' incerto perché si vede poco a sinistra, vediamo se è cambiato qualcosa. Per ora è sempre uguale. Andiamo avanti piano, vediamo, non arriva nessuno, potrebbe andare, vediamo se parte. Fermata, ok, partita bene. Sempre molto molto cauta. Qui esce una macchina, rallenta, ok, bene. Non si è fatta spaventare dal BMW nero che usciva, in altre occasioni avrebbe inchiodato. Invece potrebbe essere uno dei miglioramenti della 10.4, come scritto nelle release notes. Curva a destra, molto molto fluida, molto bene, davvero super fluida. Svolta a sinistra, qui non ci sono mai stati problemi, neanche con le versioni precedenti, sempre molto fluida, precisa. Infatti anche in questo caso tutto bene. È una macchina che esce, ci siamo adeguati alla velocità senza frenate improvvise né sbalzi, quindi molto molto bene, molto fluida. Qui arriviamo al solito incrocio dove di solito prende la corsia sbagliata a destra. Vediamo se c'è qualche miglioramento. Ok, per ora bene. Freccia. Ok, bene. Non ha preso la corsia a destra. Semaforo verde. Anche qui dopo il semaforo di solito prende la corsia subito a destra. Vediamo se è un po' indecisa. Ha preso sempre la corsia di destra ma ha corretto subito. Bene, molto molto bene. Direi un miglioramento sensibile in questo incrocio. Bene, vediamo come va questo ingresso autostradale, difficile anche per una guida manuale. Vediamo un po', c'è un po' di traffico. Ok, accelera, bene, ha reimpostato la velocità, si sposta a sinistra, perfetto. Vediamo se rallenta per mettersi dietro questa macchina grigia. Perfetto, fantastico, davvero, davvero fatto bene. E ora è passato all'autopilot normale. Molto molto bene. Ottimo direi, fluido, molto bello. Vediamo come si comporta in questa uscita autostradale, ma più che altro dopo è abbastanza difficile perché c'è l'ingresso, poi deve superare due corsie verso sinistra e girare a sinistra. Quindi, intanto prendiamo l'uscita molto bene, molto fluida. Questa l'avevo già fatta prima di avere FSD beta. Ecco qua, passata la visualizzazione in beta, vediamo
vediamo come l'affronta, direi estremamente fluida. Qui sta rallentando un po' troppo, siamo 26 miglia, 25, poteva andare un po' più forte, ma va benissimo. Perfetto, sta, ok, ora un po' di riflessi, rallenta, ok. Un sole contro, comunque la visualizzazione non ne ha risentito più di tanto. Eccoci qua, questa è difficile, molto molto difficile. Vediamo cosa fa, abbiamo un ricco pick up non troppo gentile, niente, è andata dritta e vediamo come la gestisce, perché ora la corsia finisce avanti, quindi vediamo un po' cosa fa al verde e poi dobbiamo girare subito a sinistra, la vedo dura. Vediamo un po' cosa decide di fare. Ok, partiamo, vediamo un po' cosa fa. Wow, grande accelerata, fa a sinistra, ma non credo riesca a fare quell'altra a sinistra. Niente, prendiamo noi. Ok, ora giriamo noi a sinistra. Ok, questa è veramente difficile, c'è una macchina in mezzo, dobbiamo girare a sinistra, di là ci sono due corsie, vediamo un po' se si muove, cosa sta facendo. Intanto aspetta, perché non può fare niente, sono le macchine che aspettano. Ok, parte, sì, no, no, è partita un'altra macchina, vediamo un po' se si decide ad andare. Prendo io, questo è un genio, va bene, niente, questa è difficile veramente. Ok, verde, andiamo, qui ci sono un bel po' di coni, di lavori. Questa macchina a sinistra è un po' fuori dall'incrocio, ma non è un problema, non si prende, perfetto, un po' di indecisione, ma ha preso la corsia giusta, ha fatto la curva e ora aspettiamo il verde. Però la curva l'ha fatta veramente bene. Verde, andiamo. Allora, questo incrocio in passato ho avuto qualche incertezza perché è abbastanza grande e non ha righe in mezzo. Vediamo un po' come si comporta. Bene, devo dire bene, non ha rallentato, frenato, fatto niente di strano. Bene, bene. Ecco, questo cambio corsia è abbastanza inutile perché al prossimo semaforo dovevamo girare a sinistra, infatti è tornata subito a sinistra. Oh. Molto fluido questa... no, ok, come non detto, qui è inchiodato, devo andare tranquillamente. Qui dobbiamo girare a sinistra. Rallenta e prende, perfetto. Ok, vediamo come si comporta adesso nella svolta a sinistra. Abbiamo una macchina davanti che farà sicuramente inversione a U, per come è messa, e può farlo. Vediamo un po'. Ok, sta andando. Perfetto. Arriva un'altra macchina che però deve girare. Quindi noi in teoria possiamo andare, ma non ci stiamo muovendo. Ah, ok, ha capito che deve girare, è partito. Molto bene. Va bene, va bene, devo dire. Ora c'è il dosso. Vediamo se con la 10.4 hanno migliorato la visualizzazione dei dossi. Sì, lo vede, lo vede, lo vede. Ha rallentato. L'ha visto e ha rallentato. Devo rallentare un po' di più, però, rispetto a prima, dove andava dritta, ha visto proprio il dosso. Perfetto, qui si ferma, bene. Questa è un'area residenziale privata, quindi va bene. Altro dosso che ha visto. Ok, siamo arrivati.